Che possiamo cominciare. Benvenuti a tutti, buona giornata a tutti. Qui il tempo è brutto, però c'è Linux Day, quindi noi ce ne preghiamo altamente. Quindi cominciamo parlando di uno strumento da linea di comando per WordPress. Però prima facciamo una breve introduzione su di me. Io sono Daniele Scasciafratte, sono il co-founder di una web agency, sono conosciuto principalmente per i miei contributi a Mozilla come volontario per tutti gli eventi che oramai organizziamo, però quest'anno non parlerò di Mozilla, ma ci saranno altri volontari della comunità Mozilla Italia che mi invito a seguire. E al tempo stesso, per lavoro, anche per piacere, contribuisco moltissimo a WordPress nel Core, ad esempio, o anche in vari strumenti di sviluppo o altre cose, sia come sviluppatore che traduttore. Tant'è che sono anche comandante del progetto VVP che vedremo un pelino più avanti. Quindi questo già per farvi introdurre che il WordPress lo conosco pesantemente da tempo, anche perché sono stato organizzatore di WordCamp, co-organizzatore di due meetup in Italia, ho partecipato a vari WordCamp, quindi lo conosco molto bene anche perché ho contribuito anche a WP CLI come sviluppatore. Quindi già conoscere le meccaniche ci darà un'idea più semplice e precisa di questo strumento. Partiamo subito con le informazioni. Prima di tutto è uno strumento che supporta la WordPress 3.7 e successivo. Ovviamente se utilizziamo ancora il ramo 3 c'è un problema di fondo e che sarebbe già necessario aggiornare, anche se il 3 ancora oggi ha aggiornamenti di sicurezza, ma ovviamente non è consigliato per vari motivi. Allo stesso tempo non ha bisogno dei permessi di root per essere eseguito, perché effettivamente non servono. Tant'è che non ha bisogno nemmeno del login, perché è uno strumento che accede direttamente al framework WordPress, al database, quindi non ha bisogno di fare l'accesso. Ma un'altra caratteristica molto utile quando si deve fare amministrazione e manutenzione di vari server che hanno WordPress è quello di avere l'accesso SSH gestito direttamente da WP CLI. Cosa vuol dire? Beh, non abbiamo WP CLI caricato sul server, da locale lo lanciamo dando i dati di accesso e in automatico lui provvederà a caricarlo temporaneamente sul server a fare le richieste che ne lanciamo dal locale verso il server e viceversa. Quindi si occuperà lui di fare tutte le varie comunicazioni. Ma un'altra caratteristica molto utile, che vedremo anche, è la possibilità di estenderlo tramite plugin stessi installati su WordPress, tipo WooCommerce, o anche tramite dei pacchetti appositi. Ma naturalmente la cosa che è più fondamentale per chi fa manutenzione e deve lavorare spesso su server in produzione, quindi in tempo reale che non puoi creare problemi, è quello che è veloce, perché non abbiamo il problema del web server. Noi sappiamo che il web server ha una richiesta massima di tempo di 30 secondi, ma noi potremmo dover fare delle procedure che richiedano anche più tempo, mentre noi dallo strumento di comando questo limite non ce l'abbiamo e saltiamo in toto. Il web server, quindi andiamo rapidissimi da questo punto di vista. Però passiamo subito al dettaglio vero e proprio. Come si installa? Beh, ci sono vari sistemi. La più semplice di tutte è quello di scaricare il binario in PHP, quindi abbiamo bisogno di PHP ovviamente, oppure di installarlo con Composer, perché è Composer il package manager PHP, potremmo dire, o anche scaricare dei pacchetti già pronti per le varie distribuzioni. Ma al tempo stesso, per aggiornarlo, non c'è bisogno di accesso root, potremmo dire, perché si può eseguire un comando dello stesso WP CLI che non farà altro che aggiornare il binario stesso. E abbiamo anche l'autocompletamento per bash o zsh se ne abbiamo bisogno, il che è molto utile se non si conosce bene lo strumento. Ma vediamo la cosa più semplice di tutto, ovviamente, ovvero installare WordPress. Come vedete abbiamo due opzioni, quella vecchia scuola, nel senso che manderemo vari comandi con vari parametri, ovvero tipo scaricalo in lingua italiana. Configura. Sì. Daniele, scusami, ti interrompo un attimo perché per qualche motivo lo splendido VBB mette la tua webcam direttamente sulle slide. Ah, Quindi la da tolgo. live non si vede un po' una cippa. Esatto, secondo me è un po' più importante il codice. Grazie mille, scusa il disturbo. Hai fatto benissimo, così lo sappiamo. Allora, sì, poi aggiungo anche che le slide sono già disponibili online, quindi le potete recuperare come finito, finisco. Quindi ritorno a me, dicevo, beh, ci sono vari comandi, come vedete qui noi diciamo di configurare il file wp-config, dando i parametri per il database, di installarlo specificando la URL del sito che noi vogliamo. Il quarto comando è particolare perché ci permette di sfruttare il concetto degli alias, ovvero noi possiamo fare un file di configurazione wp-cli con i parametri già pronti e noi non dobbiamo essere per forza dentro la cartella dove si trova il sito così che wp-cli possa accedere, ma noi gli diciamo l'alias.
Quindi potremo avere un file unico con tutti i parametri che è scritto il percorso, se server SSH e tutta un'altra serie di cose direttamente da un'unica cartella. O altrimenti l'ultimo comando è quello che ci chiederà passo passo, ci farà delle domande su come installare WordPress stesso. Ma la domanda vera e propria, dopo che l'abbiamo installato, perché installarlo serve una volta, ma se dobbiamo fare manutenzione serve spesso, quindi vediamo di estrarre l'elenco in formato ID di tutte le pagine, non gli articoli. In formato ID, come vedete, lui ci darà questo output. E bello di WP CLI è che lui può rilasciare le informazioni in vari formati, che vedremo anche più tardi, ovvero CSV, JSON, YAML, TXT, in formato solo ID ad esempio, così che possiamo elaborarlo come preferiamo. Questa per esempio è una combo, per chi conosce Bash, è molto semplice. Diamo il comando delete e come parametro in input gli diamo l'output del comando che abbiamo visto poco fa, ovvero gli diamo tutti i ID. In automatico lì non farà altro che metterli nel cestino, perché di base il comando delete fa così. Questo è già un po' più avanzato, ovvero un alias per la shell. Questo comando è concatenato, non farà altro che verificare se c'è un aggiornamento per questa istanza WordPress, sì, anche dei plugin e del tema. Quindi potete immaginare le opportunità, però noi ad oggi non abbiamo visto ancora dei veri esempi interessanti, esempi reali che per esempio io per manutenzione e assistenza faccio, non dico quotidianamente ma spesso, quindi vedremo dei veri casi che possono esservi utili anche per farvi capire le potenzialità, che secondo me è la parte più divertente. Allora, passiamo subito con un comando, non credo di avere il tempo per spiegarli tutti nel dettaglio, ma spesso sono autoesplicativi, come in questo caso, ovvero prendiamo tutti gli ID degli articoli, li diamo in pasto di nuovo a WP CLI per avere il contenuto soltanto degli articoli, quindi si potrebbe anche ottimizzare, potremmo dire, e poi li passiamo con sed. In questo modo cosa avremo? Beh, avremo un elenco di tutte le immagini, delle URL delle immagini negli articoli, in output. Ma andiamo con qualcosa di più avanzato, ovvero come importare un articolo passando da un file HTML, che potrebbe essere anche TXT, e creare un articolo apposito. E al tempo stesso creare un post meta custom, in questo caso imported from, con il nome del file che è stato importato. In questo caso force lane non fa altro che dare un input, in output un comando pulito, ovvero il processo direttamente, l'output, brutalmente, che in questo caso corrisponde all'ID brutale, senza success o cose altri testi, soltanto che essere utile per concatenarlo con altri comandi. Ma questa è una delle cose più importanti che può essere utile in produzione, per dire, vogliamo cambiare un parametro di configurazione file WP config senza aprire il file stesso? Beh, lo possiamo fare con questo comando. Noi stiamo dicendo di cambiare il WP debug, che non fa altro che stampare il PHP in produzione, cosa che non è bella, oppure disable fatal error handler, che è disponibile dalla funzionalità 5.2, che è una caratteristica di WordPress, ovvero se c'è un crash di WordPress non scriverà più l'errore PHP, ma farà un avviso, il sito è al momento raggiungibile, quindi poi starà noi amministratore. Noi con questo caso lo disabilitiamo, esempio, questa opzione. Vediamo una caratteristica utile per dire quando si fanno delle prove, ovvero generare del contenuto fuffarolo. Con questo comando noi generiamo 10 articoli con del testo stile rorem ipsum. Oppure questo che è già un po' più avanzato, ovvero come dare in coda al comando WP CLI un altro file PHP che va eseguito prima del comando stesso. In questo caso noi stiamo utilizzando i filtri interni di WordPress per cambiare durante l'esecuzione di WP CLI il tema che deve essere caricato. Perché WP CLI esegue direttamente il framework WordPress senza passare dal sistema, dal web server, quindi noi possiamo accedere a queste informazioni interne e cambiare anche il comportamento, perché lui in automatico seguirà sia il tema che i plugin che possono cambiare il flusso stesso di WordPress. Una delle caratteristiche che ha WP CLI e non il fratello grande WordPress è questa qui, ovvero la possibilità di importare un'immagine direttamente nel database come se fosse un'altra immagine in media. Noi WordPress possiamo specificare una URL che va aggiunta, ma non viene importata, quindi scaricata e generata l'immagine nelle varie anteprime. Con questo comando invece succederà. Questa, per dire, una delle funzionalità che ho fatto proprio io per WP CLI, che oramai sono disponibili a tutti, ovvero la possibilità di migrare i figli di una tassonomia ad un'altra tassonomia. Ovvero, noi abbiamo Apple, che è della tassonomia categoria, e le vogliamo spostare alla tassonomia tag, posttag, brutalmente. In automatico lui farà tutti quindi i cambiamenti e le varie associazioni.
Un'altra caratteristica che è utile quando si fa manutenzione è l'esportazione. WordPress ha questo suo formato .vxr, che non è altro che un file XML fatto in un certo modo. Beh, noi possiamo generarlo con quello che vogliamo di preciso. In questo caso noi stiamo dicendo al comando export di generare un export che contiene i riferimenti agli allegati, che di solito sono un'immagine in evidenza, dandogli un file che ha l'elenco degli ID. Quindi in automatico genererà un file .vxr di questo database con gli allegati pronto per essere importato e avrà anche i post meta, eccetera, già pronti. Quindi noi potremo prendere questo file e importarlo in un'altra istanza WordPress. Ma una delle caratteristiche utilizzate in un PCLI, che per dire a me me l'ha fatto scoprire, è la possibilità di fare il search replace. Molti spesso quando prendono un template di WordPress e devono cambiare il sito perché stanno lavorando da un locale, remoto, devono migrarlo ad un altro dominio, prendono il template e fanno un cerca e sostituisci. Ma non va bene, perché si rompono le opzioni stesse di WordPress, perché WordPress serializza i dati. In PHP si serializzano, quando uno vuole convertire per esempio un array in una stringa, invece di fare JSON, si può fare anche quello, ma WordPress non lo fa per vari motivi, e quindi si rompe se noi facciamo search replace in quel modo, ovvero quell'opzione non sarà più leggibile, quindi si butteranno le opzioni, e questo succede ad esempio rompe spesso i widget, che sono tutti dati serializzati, per fare un esempio. Quindi con il comando search replace noi facciamo altro che fare questa modifica sul database nel modo corretto, e WPCLI, oltre a farlo in tempo reale e farci cioè che il supporto multisite, ci permette anche di generare on the fly, sul momento, un database già pronto ed esportato con questa modifica. Quindi non dobbiamo operare sul nostro database, facciamo la modifica, generiamo il dump e lo carichiamo. No, noi generiamo già il dump già pronto per essere importato da un'altra parte. L'ultimo comando è un comando che ho dovuto utilizzare, ovvero io volevo pulire tutti gli articoli e contenessero per un motivo o per un altro dei tag script JavaScript dentro. Con questo comando che noi possiamo vediamo al volo, c'è una regular expression, gli diciamo che deve analizzare solo il contenuto degli articoli, così va più rapido ovviamente, gli diciamo che non deve caricare i temi e plugin, così sarà ancora più rapido, perché non deve includere questo codice. Se ovviamente sono i comandi skip themes e skip plugins che possiamo utilizzare ovunque, gli diciamo anche qual è la tabella in cui deve lavorare. In questo modo noi abbiamo il massimo delle performance. E se volete lavorare su un sito con 20.000 articoli, potete immaginare la differenza. Una un po' più da sistemista e per chi fa manutenzione, la possibilità di aggiornare WordPress in automatico. Beh, qui noi vediamo un loop in bash, guidiamo i vari percorsi, e in automatico seguiamo il comando di WPCLI per fare il backup del database e di aggiornare WordPress stesso. Ovviamente questo si può modificare come volete, giusto per darvi un'idea. Tant'è che un'altra idea che si può dare è la possibilità di sfruttare il file di configurazione di WPCLI, che è locale specifico per da dove viene eseguito il comando. In questo caso, questa è una sezione delle opzioni che permette di disabilitare dei comandi. Non vogliamo dare la possibilità alle persone di poter fare certe cose. In questo caso, noi diciamo che non può cancellare il database, quindi non svuotarlo, ma cancellarlo, e disabilitiamo il search replace. Un'altra caratteristica è ovviamente sono operazioni database, l'esportazione, fare la query, il reset, ovvero viene resettato come una nuova installazione, viene svuotato, l'importazione del nuovo database, la ricerca, oppure sapere qual è il peso delle varie tabelle, così non dobbiamo accedere su PHP MyAdmin solo per vedere questo dato. La possibilità di installare un plugin con un comando solo anche di attivarlo, oppure lo vogliamo fare manualmente, aggiornarlo, vedere l'elenco dei plugin. Un'altra opzione, proprio nel senso letterale del termine, è quello di accedere alle opzioni del sito. Questo può essere utile lato scripting. Vogliamo leggere un'opzione serializzata, oppure vogliamo ottenere queste informazioni serializzate in formato YAML, oppure vogliamo modificare un'opzione database. Beh, ci sono vari comandi a seconda del tipo di opzione. Queste sono opzioni generali del sito. Quindi stanno nella tabella WP Options. Possiamo accedere alle opzioni di plugin, ad esempio, che vengono salvate lì. Ci sono poi dei comandi generici. In questo caso vediamo la possibilità di cancellare le transient, quelle scadute, cosa mai che WordPress fa dalla 5.4 nativamente, però può essere sempre utile saperlo, come anche svuotare la cache. WP Media Regenerate è il secondo comando che utilizzate WPCLI, perché non so se tutti voi lo sanno, ma quando noi carichiamo un'immagine viene generata un'anteprima in vari formati, più piccoli, a seconda di come il tema ne ha bisogno. Beh, col cambio tema noi abbiamo bisogno di dover rigenerare tutte queste immagini, perché le taglie potrebbero non corrispondere.
Questo comando non fa altro che farlo al posto nostro e cancellare le vecchie. E si può configurare, ad esempio, vogliamo solo generare taglie per le immagini che non ce l'hanno. E potete immaginare quando avete 30.000 immagini e poi dovete generare le taglie, quanto sia lento farlo lato web server, ma più rapido farlo da WP CLI. Vogliamo aggiornare i SALS utilizzati per il salvataggio delle sessioni, accedere all'opzione specifica di un sito in un multisite, verificare se la password di quell'utente è veramente questa, oppure specificare qual è l'editor da utilizzare quando modifichiamo un articolo direttamente da WP CLI. Beh, questi sono alcuni comandi. Passiamo a come accedere, ad esempio, agli ordini del cliente 1 e avere soltanto l'ID e lo stato di un ordine di WooCommerce direttamente in linea di comando. Eccolo qua. Ovviamente vari plugin hanno il supporto WP CLI con altri comandi, questo è soltanto un esempio. Un'altra caratteristica è utile per chi deve fare analisi di performance di un sito è fare il profile di un sito stesso, ovvero dire in questo caso dimmi quali sono gli hook che vengono eseguiti, le funzioni, quando io accedo a questa URL specifica, e lui ci darà tutte queste informazioni senza dover interpellare il web server. Quindi andiamo più rapidi, non impattiamo sul sito in produzione, ma possiamo fare delle analisi proprio del core, quali sono le fasi che occupano più tempo. Qui vediamo ad esempio il numero di query eseguite in quel look specifico, il tempo, eccetera. Qui andiamo già a qualcosa di più interessante, ovvero noi vogliamo capire qual è il plugin che rallenta di più. Con questo comando, questo script, anzi, prendiamo l'elenco dei plugin e per ognuno facciamo un loop, lo disattiviamo, facciamo 5 richieste via curl, su curl al sito e poi dopo lo riattiviamo e facciamo questo loop. Ovviamente così noi avremo un'analisi, potremmo dire rapida, su qual è il colpevole che ci sta rallentando di più il sito. Questo è uno script che proprio ho dovuto fare per lavoro, ovvero noi dobbiamo eliminare tutti i tag che non avevano nessun articolo assegnato, perché ne avevano 700, ne utilizzavano solo 30, non aveva senso averli tutti. Quindi noi cosa ho fatto? Ho generato l'elenco in formato JSON. Ho fatto uno script in Python, potevo farlo anche in Bash con GQ, soltanto che al momento mi è sembrato molto più rapido, come vedete è uno script Python di 5 righe. Leggiamo questo file JSON, facciamo un loop di tutte queste tassonomie, verifichiamo il numero di articoli associati a quella tassonomia e poi do il comando per cancellarlo in Python, elaborando JSON generato da uno strumento PHP per modificare un database. Qui invece io avevo bisogno di verificare quali sono gli articoli che erano vuoti e non potevo farlo manualmente ovviamente, quindi cosa ho fatto? Ho generato una query che non fa altro che verificare questo e che mi generasse poi la URL dell'articolo stesso, così poi potevo analizzarle più praticamente, darle in pasto alla redazione che avrebbe fatto tutte le analisi, pulizie, eccetera. Voglio eseguire un codice PHP specifico che è diverso dal require di prima, voglio eseguirlo nel contesto di WordPress, quindi accedere al suo framework. Beh, in questo modo noi eseguiamo uno script dentro WordPress che viene eseguito da WP CLI, quindi non in un comando specifico. Quindi potrei fare molte delle operazioni che ho fatto poco fa accedendo al framework. Questo ovviamente è utile per gli sviluppatori, ma siccome ne abbiamo già i comandi per farlo spesso, che fanno meglio le cose di accedere alle varie funzioni, beh, è un'altra alternativa. Qui vediamo un esempio di come creare un comando personalizzato e che ha bisogno per forza di quel commento, che gli specifica l'help e i vari parametri, perché WP CLI elaborerà questo commento HTML che verrà utilizzato per generare help e proprio le funzionalità stesso del comando. Quindi qui noi non facciamo altro che verificare se siamo nel contesto WP CLI e poi aggiungere il comando e fare quello che dobbiamo fare. Questo è un altro script che ho dovuto creare in ambito lavorativo, noi dobbiamo eliminare tutti i commenti vecchi di un certo periodo. Quindi io con questo comando genero in formato JSON l'ID e il periodo di quel commento e poi con Python verifico questo, ovvero se quel periodo di quel è più vecchio di quello che mi serve, in automatico poi prende, concatena questa lista di ID e dà il comando per cancellarli. E quindi in calcio trovate poi il link al repository dove carico i script che ho dovuto fare per lavoro. Ma non è finita qui, perché qui vediamo un pacchetto che ho dovuto realizzare per lavoro, nel senso che lavoriamo con queste redazioni che vivono di Google Analytics e Google Analytics esporta un file con l'elenco delle URL, però io non ho l'ID. Bene, io ho creato un pacchetto che, data l'URL, genera l'ID dell'articolo. Quindi io poi con questo script non faccio altro che parsare questo output, perché mi potrebbe dire anche che è una tassonomia, non un articolo, e generare un file
con l'elenco di ID, che potrei di conseguenza dopo lanciarlo per cancellare, eccetera. Sto arrivando alla fine. Bene, vediamo alcuni elenchi di pacchetti da installare, come quello che ho detto qui per ottenere l'ID da una URL. Possiamo vedere l'appeso di WordPress. Doctor è un comando per fare una verifica sulla salute dell'istanza di WordPress, ad esempio. Ma per chi piace fare la sistemista, anche per chi sviluppare, tramite VVV, ovvero Varying Vagrant Vagrants, che è un ambiente di sviluppo in Vagrant per WordPress, pensato per contribuire a tutto l'ecosistema WordPress, ma anche per lavorarci, c'è anche lo strumento per poter contribuire a WP CLI, perché è strutturato in vari repo, ogni comando è un repo, quindi c'è necessario creare un ambiente di sviluppo configurato in un certo modo. Beh, con VVV noi abbiamo già un ambiente di sviluppo per contribuire a WP CLI. Vi chiudo le slide arrivando a presentarvi alcuni dei progetti che ho dovuto fare per lavoro. Questo è un piccolo script PHP che fa delle query al database, che ci permette di avere un occhio al volo su alcune delle cose che abbiamo già visto. Per esempio, quali sono le righe più pesanti nel database delle opzioni e altre cose. Questa invece, per chi conosce Grafana, ho realizzato un plugin per Prometheus che genera questa dashboard. Qui ovviamente l'esempio è molto streminzito, però immaginatelo su un database molto più ampio. È un plugin che espone queste API AI per Prometheus, che Prometheus è uno strumento di raccolta dati, diciamo di monitoring più che raccolta dati, e Grafana è un'interfaccia alternativa a Prometheus. Beh, quindi ho realizzato il plugin che espone queste informazioni e anche la dashboard per Grafana, e la utilizzo in ambito lavorativo e mi permette di tenere sotto controllo lo stato di salute del database. E io sono arrivato alla fine della mia presentazione, e giusto il tempo per le domande, e vi lascio però con tre link, ovvero quello di WP CLI, il sito dove trovate la documentazione di ogni comando, sottocomando, parametri, eccetera, che è il punto di riferimento, ma è più comodo di man, potremmo dire, il link a VVV, questo strumento in Vagrant, tra chi sono proprio tra i co-maintainer, quindi potete chiedermi direttamente se avete dei problemi, e un sito con un po' di articoli con altri comandi di WP CLI che potrebbero ritornarvi utili. E detto questo, io sono pronto alle eventuali domande che avete. Grazie mille Daniele, intanto. Tra l'altro mi hai aperto un mondo su alcune cose, visto che abbiamo un pochino di siti da mantenere con WordPress e non conoscevo questa parte qua, tipo gli aggiornamenti batch o roba simile. Comodissimo. Adesso vedrò come implementarlo. Per adesso di domande non ce ne sono, quindi se avevi ancora qualche suggerimento o qualcos'altro in merito, molto volentieri. Allora, sì, c'è l'effetto che è primo talk della mattina, quindi già fare delle domande potrebbe risultare pesante per alcuni. Allora, vi posso dire che l'elaborazione in formato JSON è molto utile quando dovete elaborare dati WordPress o anche per integrarlo con altri strumenti. WP CLI è uno strumento che viene aggiornato in modo diverso da WordPress e che ha funzionalità in più, e ha una comunità tutta sua che vive sempre dentro WordPress, però vi assicura un'ottima qualità sul suo funzionamento, perché non ha aggiornamenti frequenti rispetto a WordPress, e la caratteristica più importante è che funziona. Cioè, quando do un comando WP CLI, io so che funziona e non crea problemi di lentezza. Questo del profiling in alcuni contesti mi è stato utile per capire quali erano le cose più lente in alcune pagine e evitavo il problema del web server. Un'altra caratteristica, io voglio parlare di media regenerate, perché come ho detto io ho dovuto lavorare su un archivio di 30.000 immagini e sfruttare questo comando mi ha fatto salvare molte ore e non creare dei problemi in produzione, perché non affliggo il web server con questa operazione e alleggerisco il file system stesso, perché cancella le taglie che non servono più. Quindi è molto utile se dovete fare delle migrazioni di un tema all'altro, dire, oh guarda, si è persa quell'anteprima dell'immagine, o importate delle immagini, con questo comando media regenerate salvate veramente moltissimo tempo. Un'altra cosa importante da tenere in considerazione è il database, perché il problema di WordPress non è tanto WordPress stesso e plugin, ma il database, perché per chi non lo conosce nelle caratteristiche interne, WordPress è una tabella che si chiama WP Options. In WP Options vengono salvate tutte le opzioni, come anche in Post Meta. Il problema è che tutto quello che è in WP Option, c'è una colonna che si chiama Autoload. Questa colonna, se è impostata yes, vuol dire che ad ogni richiesta verrà letta, verrà fatta una query al database per avere quell'opzione lì.
e di questa famiglia ne fanno parte le transient. Le transient sono dei contenitori temporanei che si configurano lato programmazione per dire a WordPress di conservare quel dato per un giorno, due ore, un mese. E queste transient possono pesare veramente. Tant'è che nello screen qui non si vede molto, cioè io ho messo il campo transient size, ovvero volevo vedere quali fossero le transient in autoload e quali fossero quelle più pesanti di tutte. Perché, per dire, se io devo fare una query e le transient mi pesano, faccio l'esempio stupido, 10 mega ad ogni volta che apro una pagina, è una query che viene eseguita da WordPress. Si posso snellire queste transient oppure eliminare queste opzioni di plugin che non servono più, non si usano, o per vari motivi non tutti i plugin quando vengono disinstallati puliscono il database. Beh, fare questa analisi permette di avere un sito più performante svuotando, eliminando alcune cose del database. Quindi l'autoload è una cosa che non tutti sanno e che vi permette di ottimizzare rapidamente il sito stesso già solo controllandolo un po'. In questo caso noi in questo screen vediamo 306, vi posso assicurare che all'inizio erano 900. Quindi diciamo che in effetto sui siti che esistono da anni e che hanno tanti plugin che poi vengono tolti eccetera, temi, in autoload possono, non ci stanno per forza i transient, ma anche opzioni di qualunque cosa. I widget sono in autoload, però quelli sono fondamentali, però ci sono contenuti che non è necessario che siano in autoload. Quindi mi collego, sì, mi collegavo un attimo un pochino a questo discorso qui di tutta questa gestione un attimino più snella, perché c'è un utente che ci chiede se hai lavorato con siti WordPress di grandi dimensioni, questo presumo di sì, ma ti chiede se in quei casi hai usato strumenti di automazione tipo Ansible o per gestire i task, oppure se usi solo questo qua. Allora, io per lavoro faccio assistenza e manutenzione, oltre che sviluppo di questi portali di sia e-commerce che magazine, potremmo dire, e quindi questi strumenti li ho dovuti creare proprio per il mio lavoro. Spesso quando ti trovi a fare manutenzione su siti vecchi che nessuno ci aveva messo mano, ti permettono di avere un controllo maggiore. Io ad oggi automazione non ne ho bisogno, perché ho questa, la dashboard di Grafana, mi permette di tenere sotto controllo il database, a cui ho aggiunto anche una dashboard per PageSpeed, così io ho delle verifiche ogni ora a seconda di come configuro. Ansible e quelle soluzioni per me sono fin troppo automatizzate per la manutenzione. Intendo che se io devo eseguire il comando transient expire, lo faccio lato hosting, ma lo eseguo solo quando ne ho bisogno manualmente, perché sono comandi che agiscono su database, quindi conviene fare un backup, perché non sai mai i plugin come si possono interfacciare. Quindi conoscere sia il codice che WordPress, eccetera, ci permette di andare più sul sicuro certe cose. Con le transient scadute non si fa mai danni. Però avere un occhio e una ricerca su internet combinata. Se si tratta di installazione, ovviamente Ansible, Puppet, quello che sia, vanno benissimo. Per la manutenzione, beh, dipende dalle necessità del caso, che vanno un po' precisate. Ad esempio, un e-commerce ha un problema che il database va tenuto molto più sotto controllo, perché basta poco che si corrompe e tu non funzioni più. Un sito di notizie che ha la cache, se il database non funziona per 15 minuti o un'ora, con la cache non crea dei problemi. Quindi dipende dal contesto. Ok, ti faccio l'ultima domanda, poi ce n'è un'altra se vuoi bazzicare nella chat e dare qualche risposta. C'era anche chi chiedeva dove possiamo trovare le slide, se dopo vi mandiamo. Ho fatto un tweet con le slide, le trovate poi anche sul mio sito, che non ho messo il link, mt90.tech, ci sono tutti i miei talk, tra cui anche quello che farò più tardi nel pomeriggio. E quindi trovate il link a queste slide. Perfetto. L'ultima domanda, che tanto mi sa che puoi rispondere al volo, mentre l'altra è un attimino più complessa, secondo me. C'è un utente che chiede se ha capito male o WP CLI può operare su una macchina remota via SSH. Esatto. Può operare in maniera remota via SSH. Tramite questa funzionalità di supporto SSH permette di eseguire i comandi in remoto. Non deve avere WP CLI sul server, basti che ce l'ha locale. Ovviamente dobbiamo avere il PHP CLI, ovvero il comando da linea PHP, perché altrimenti non potrebbe essere eseguito sul server. In automatico lui farà questo caricamento temporaneo e farà, diciamo, non dico da proxy, però eseguirà i comandi al posto nostro sul server e ci rispedirà in locale. E questo può essere utile se noi lo combiniamo col supporto per gli alias localmente. Ci facciamo un po' di configurazioni con tutti gli accessi, dico l'alias del sito, invece di andare
di fare il classico change directory cd sulla directory dove è l'installazione. Io creo un file di configurazione perché si può fare con il comando pat, gli dico che devo accedere a quel sito lì. Quindi immaginate le varie combinazioni che si possono fare di questo strumento come UPCLI. Perfetto. Sei stato iper esaustivo, poi se vuoi c'è qualcun altro che ha chiesto di te nella chat. Non so allora, se è davvero... torno sulla chat.